Utente di YouTube, buonasera. Vorrei segnalare ai più giovani, ai ragazzi più giovani, quelli che hanno tra i 12 e i 17 anni, anche più piccoli, anche tra i 12 e i 15, 16, vorrei segnalarvi di non seguire i video di un certo Spino Varese, perché se pensate che quello è un tipo figo, allora mi sa che state veramente in torto. Andà presso alle droghe, specialmente come fa lui, che promuove il buco, che c'ha nel cervello lui, perché c'ha il cervello tarlato, è sbagliato. Ora vi spiego che significa. Io da ragazzino stavo al centro sociale di Villa Maraini a Roma, a Monteverde. Dietro a questo centro dove stavo io, c'era un centro di recupero per tossicodipendenti. Ne ho visti due morti. Anzi, uno l'ho visto morire, l'altro l'ho visto morto. L'altro l'ho visto morire perché è andato in overdose e gli stavano a fare praticamente, non mi ricordo che cazzo era, una specie di puntura, credo che fosse adrenalina per poterlo far riprendere. E l'altro invece era proprio morto, cadavere, freddo. La droga è un mostro che è la prima volta che tu ci vai a letto. Quella poi te consuma giorno per giorno. Prima di tutto te toglie ogni qualsiasi affetto che tu hai, qualsiasi. Dopo praticamente non te ne frega più di un cazzo di niente e di nessuno. La gente la vedi solo come una specie di fonte per prendere denaro o droga. Quindi se non c'hanno droga, c'hanno denaro e se non te lo prestano, glielo rubi. È gente che se ti entra in casa come amico, ti ha già svuotato i cassetti per cercare qualsiasi cosa che si può rivendere. E se non sta nei cassetti, attaccato sopra i cioè appoggiato sopra i mobili, sta sicuro che sparisce per andarsela a rivendere. Perché vi sto dicendo questo? Perché c'è un tizio su YouTube, pericolosissimo, si fa chiamare Spino Varese. Ora, io non lo so perché tu sia così stupido da mettere video del genere su YouTube, però vorrei ricordarti una cosa: la tua libertà finisce là dove comincia quella degli altri. Questo modo di fare che hai, va oltre la tua libertà, perché stai già invadendo quella degli altri. In che modo? Hai ragione, te lo spiego. Quando tu proponi certi modelli di vita, che sono del tutto libertari, proprio a livello proprio anarchico, totale. Tu hai già fatto la prima cazzata. Perché? Perché i ragazzini che ci stanno adesso, se dovessero andare tutti appresso a te, non solo saremmo schiavi di un sistema di merda che ci sfrutta fino all'ultimo, ma saremmo anche dei drogati del cazzo che praticamente starebbero ai lati della strada, come faresti tu, a fare il coso, il mezzo cadavere, fatto e strafatto fino magari all'overdose. Pertanto, miei cari ragazzi, questo soggetto, questo Spino Varese, non è un esempio da seguire. Sappiate che soggetti del genere sono sfigati per loro natura, sono dei vigliacchi che pur di non affrontare la verità e il proprio passato, perché questo pensa che siccome c'è avuto qualche cazzata nel passato, qualche problema, lui se può buttare la droga, ha risolto tutto e allora scappa. Si fa le pere perché quando praticamente è stordito, lui sta bene. Se si fa la tirata di coca perché si sente sto cazzo è perché nella vita non è capace di essere determinato come dovrebbe. Non ha le palle. È uno che non vale niente. Non ha, in questo c'ha la spina dorsale solo perché è un insieme di vertebre che tiene insieme che cosa? Quello che non è niente. Perché senza di questo, cioè senza quella, lui a vederlo bene è un verme, senza spina dorsale, minima. Questo soggetto è pericoloso, lo dico per voi, perché
come è pericolosa la droga stessa. Qualsiasi droga. Persino lo spinello, per quanto sembri, eh? Può essere una cosa bella fatta ogni tanto, che so. Te ne fai uno la sera con gli amici, quando praticamente sei adulto, vaccinato e pensi alla tua di pelle, perciò lo fai consapevolmente che quella è pelle tua e te la devi gestire da te. Ma non lo fai davanti a una telecamera, non lo fai per far vedere agli altri quello che cazzo fai, e oltretutto sei pregato di non farlo neanche vicino a dei ragazzini. Perché? Perché i ragazzini, quando tu gli dici: ma che cos'è quella, una sigaretta speciale, papà? No, questa è fumo, questa è erba. Che gli dici? Questa roba che te stona? I tuoi figli crescono più rincoglioniti di te perché crescono in un ambiente dove praticamente già c'è sta roba. Calcolate il danno che ci sarà quando arriveranno a 20 anni, se partono quando praticamente sono già piccoli con sta roba che gli fate respirare nell'aria. Già le sigarette di per sé sono sbagliate. Io fumo a casa mia perché sono solo e quindi ammazzo me stesso. Ma finché le cose colpiscono voi stessi, va bene, non devono mai colpire gli altri. Sto tizio mi pare un pochino troppo stupido per quanto ho capito. Perché? Perché si vede che è talmente solo che cerca compagni di buco anche attraverso YouTube. Ora, se c'è qualche altro bucaiolo, lo contattasse, se andassero a fare un buco, però non stessero a rompere il cazzo su YouTube perché queste cose qua non devono essere fatte vedere. Lui, come i pedofili, ha la stessa stregua. Se i pedofili li adescano in un modo, i ragazzini, lui li fuorvia in un altro. Praticamente anche quello è un modo per adescare. Perché? Perché i ragazzini quando lo vedono: ah, bello, figo, un video, ma che se prova, che se fa? Beh, ve lo dico io che se prova. Si prova che prima o poi quella roba, va ammazza. Non intendo il semplice spinello, no. Quello vi rincoglionisce e basta. Al massimo vi fa venire una fame dalla paura. Poi sono cazzi vostri perché col tempo farete i conti col fegato perché in ogni caso forse non lo sapete, ma la sostanza, il principio attivo che nella cannabis colpisce il sistema epatico, cosa che non va detto mai nessuno di quelli che si fanno le canne, ma è così. Ed è vero. Lo giuro su me stesso, su mia madre, su Dio, su questa terra di merda, su tutta l'umanità, che il principio attivo della cannabis colpisce il sistema epatico. Specialmente se avete una dieta di merda e il vostro sistema epatico è già compromesso, quello ve lo distrugge completamente. Quindi abbandonate anche soltanto l'idea di una semplice sigaretta. Se siete giovani e non avete ancora toccato una sigaretta, fate bene a non toccarle fino alla fine della vostra vita. Chi purtroppo ci è cascato come me quando ero ragazzino, vabbè, purtroppo. Calcolate che io avevo smesso per 10 anni e ho ricominciato solo per un esaurimento nervoso. Cercando di smettere anche adesso, speriamo. Comunque, le droghe sono la morte. La morte del vostro essere, del vostro modo di pensare, la libertà vostra, le amicizie, gli affetti, tutto. La droga è la morte sociale per eccellenza. Poi arriva quella vera e propria fisica, l'annientamento. La droga fa niente, ti toglie tutto. La dignità prima di tutto. E poi non sei più un cazzo, come questo, che pensa di far figo col telefonino, che va in giro a fare il deficiente, in giro per l'Europa a cercare roba. Perché non è che se va a gode le bellezze di tutta quanta l'Europa o del resto del mondo, no, lui va a cercare droga, perché questo qua è uno spinellato bucato di merda che va in giro a fare cazzate di questo genere. Non seguite l'esempio di Spino Varese. È un soggetto veramente, dico veramente, da galera.